Giovine Antonio, nato a San Cipriano d'Aversa il 20 settembre del 1964. Sì, si tratta che il collegamento è conforme alla normativa di quell'articolo 147 bis, disposizione di attuazione. Io le farò una domanda preliminare. Lei vuole rispondere o no alla domanda delle parti? Sì, sì, certo. Prego, pubblico ministero. Giovine, lei il 13 maggio del 2014 ha iniziato a collaborare con la giustizia. Vuole spiegare al tribunale quali sono le ragioni per cui ha deciso di iniziare questa collaborazione? Solamente per avere un futuro migliore. Dare una svolta alla mia vita. Il stesso problema di prima. Sicuramente. Ah, perfetto. Così si sente adesso. Sì, sì, perfetto, può andare avanti. Sicuramente per dare una svolta alla mia vita e offrire un futuro migliore alla mia famiglia, no? Senta, questa scelta è in qualche modo collegata anche a ragioni di carattere criminale rispetto alla vita precedente che lei ha avuto, alla situazione del momento. Sicuramente ho deciso di dare di dire basta a tutto quello che è la vita passata e quindi ho deciso di affrontare, di dare una svolta definitiva. Senta, lei che condanne ha avuto fino a questo momento? Ho avuto la condanna a Spartacus con definitiva l'ergastolo, poi ho avuto l'omicidio di Ana con la condanna all'ergastolo definitiva e poi vari processi che sto ancora facendo. Ci può indicare se ci sono processi per i quali è stato assolto? Anche con sentenza passata in giudicato, ma per i quali invece si ritiene colpevole? Il processo Griffo, il processo Scamberti. Sì, sì, sì. Dite. Si tratta di omicidi. Omicidi, sì. Quindi il primo omicidio, Griffo, ricorda le generalità di questa persona, Griffo di nome? Nicola Griffo, di San Cipriano d'Aversa. Sì. E che era stato condannato in primo grado. In primo grado condannato a 30 anni, dopodiché in appello fui assolto. Ha commesso questo omicidio? Sì. Ne è stato l'esecutore materiale o il mandante? L'esecutore materiale. Va bene, poi mi parlava del duplice omicidio Scamperti, credo. Sì. E padre e figlio, sì. Sì, per questo omicidio era stato condannato in primo grado? All'ergastolo, sì. E poi? E poi in appello sono stato assolto. E si dichiara responsabile di questo duplice omicidio? Sì. Lo ha commesso nella qualità di mandante o di esecutore materiale? Esecutore. Senta, lei ha commesso altri omicidi nella sua vita, oltre a questi che abbiamo citato, cioè quelli indicati nel processo Spartacus, l'omicidio di Diana Mario e questi omicidi per i quali è stato assolto. E l'omicidio Nuvoletta, l'omicidio... Ha fatto riferimento all'omicidio di un vigile urbano durante gli interrogatori. L'omicidio, sì. Diana. Una persona di nome Diana. Vigile urbano a San Cipriano. Se puoi ripetere. L'omicidio del vigile urbano a San Cipriano d'Aversa, sì. In che epoca? Nel 2. Non mi ricordo,
Nel periodo Piomino. Mi ha sentito? Sì, mi sta avvenendo un vuoto di memoria, dottore, un attimo solo che faccio mente locale, se no faccio confusione. E non, negli anni... Lei è stato, si ricorda quando è stato arrestato, negli anni 90? Arrestato nel 91, quindi un poco prima, sì. Quindi un po' prima del 91. Sì. Sì. Più recentemente, anche nella qualità di mandante, lei ha commesso omicidi, ha dato ordini di morte nei confronti di qualcuno? Esattamente sì. L'omicidio... Caterino Sebastiano, sì. L'omicidio di Peccatore di Fegnano. Sì. E altri che voi. Va bene, senta, vuole dire al tribunale la sua se ha fatto parte di organizzazioni di stampo camorristico, quali organizzazioni e quando ha iniziato questo tipo di attività? Sì. Dottore, potete ripetere la domanda che non ho sentito? Sì, allora se può dire se lei ha fatto parte di organizzazioni sì. di stampo camorristico, sì, quando ha iniziato eventualmente a farne parte. E quindi come inizia il suo percorso criminale all'interno del clan? Io ho fatto parte dell'organizzazione camorristica dei Casalesi e ho iniziato l'amicizia con Bardellino nell'84-85 con l'omicidio Nuvoletta. Dopodiché ho proseguito in questa fase di scissione tra Bardellino e i Casalesi con le assunzioni di tutte le responsabilità del clan e ho seguito fino al mio arresto tutto il clan con la retribuzione degli stipendi, con tutto quello che ne concerne. Senta, l'amicizia con Bardellino quindi inizia intorno al 1984. Sì, appena ventenne ero, sì. Sì. Lei è stato affiliato al clan in modo formale, con un atto formale, in un momento particolare? Sì, con il giuramento della pungitura, diciamo così, dottore. Sì, può dire questo giuramento? Con il giuramento dell'affiliazione, sì. Sì, della pungitura, è in grado di dirci quando è avvenuto? È avvenuto nell'85, subito dopo l'aggressione alla casa di Nuvoletta. E che lo stesso Bardellino e con De Falco Vincenzo mi fecero subito dopo qualche ora che ritornammo a San Cipriano e ci fu questo giuramento. Quindi nello stesso giorno dell'omicidio di Cicco Nuvoletta? Sì. Al ritorno nello stesso giorno? Sì. Senta, ci vuole descrivere quel giorno chi partecipò del clan dei Casalesi all'omicidio di Cicco Nuvoletta? Certo, partecipammo io, Bardellino Antonio, De Falco Vincenzo, Maurizio Capolungo, Zaccaria Michele, mio fratello.
fratello Carmine che stava con noi e con Bardellino. Sì, lei ha partecipato anche alle fasi diciamo esecutive di questo omicidio, cioè quando arrivasse nella villa, come si sposero i fatti? I fatti si sposero che De Falco Vincenzo mi avvertì che la mattina presto dovevamo uscire con a fare un servizio, non mi disse proprio in pratica che cosa dovevamo andare a fare. Dopodiché la mattina ci riunimmo tutti quanti insieme in una casa a San Cipriano e lì capii che stavamo per commettere un omicidio. Dopodiché ci spostammo tutti quanti in una zona del Napoletano, di Quarto, in una casa di un nobile Chiacchia, sì, mi sembra che si chiama. E poi da lì ci unimmo ad altri gruppi del Napoletano, che precisamente erano di Nola, a quelle zone lì, insomma. Che poi in pratica non li conoscevo, perché insomma, li conosceva Bardellino. E dopo un poco Bardellino stesso ebbe una chiamata e che ci avvisava che stavano in quel posto di Marano. E quindi partimmo da questa casa e arrivammo nella zona di che poi successe l'omicidio di Nuvoletta, di Ciro Nuvoletta. Le fasi dell'omicidio quali furono nel dettaglio? Che cosa c'era? Una villa, un palazzo? Come? Allora c'era uno spiazzato dove ci stavano dei palazzi e adiacente, cioè di fronte a questi palazzi ci stava una stradina di campagna che portava in un posto secondario e lì fu ammazzato Ciro Nuvoletta. Chi sparò? Io mentre che stavo arrivando dove stava il posto vidi Bardellino che scendeva da questo posto e mi avvisava che stava tutto a posto e mi disse tutto a posto, rientriamo. Nel momento in cui stavamo rientrando successe che un poco tutti quelli che stavano lì presenti, che erano una decina, una quindicina, si accanirono di fronte a questa abitazione, questo palazzo che ci stava diciamo, sul lato sinistro, destro. E quindi dopo questa esplosione di violenza ci mettemmo in macchina e facemmo ritorno in questa villa da dove eravamo partiti. Durante il percorso della strada di ritorno ci fu qualcuno che esplose qualche colpo e venne colpito una persona che stava fuori a un bar, così, tanto per dare un segno contro i maranesi, in questo senso fu fatta questa cosa. Io dico che fu fatta senza senso, però voglio dire, qualcuno ritenne che c'era bisogno di fare questo. Senta, quando lei dice ci accadimmo contro qualcuno, si accadì contro un palazzo, che cosa vuole dire? Che dopo aver commesso l'omicidio non c'era bisogno di fare questa azione violenta. E invece fu quasi un coinvolgimento di tutti quanti che si accanirono contro questo palazzo, che poi alla fine io non lo so se era un palazzo che abitavano i familiari di Nuvoletta oppure no. Quindi a sparare, insomma. Sì, sparare. E si furono esplosi un sacco di colpi di arma da fuoco. Ognuno si preoccupò di partecipare a questa azione di violenta. Senta, ma lei sa dire per quale ragione Bardellino organizzò questa spedizione a Marano e ci fu questo omicidio? Quali erano le ragioni che ci stavano? Da quelle che io percepì è che un po' di tempo prima era stato ammazzato
suo amico Ferrara Raffaele in Villa Ricca, e lui iniziò a non avere più fiducia di Nuvoletta, e che pensavo che molto probabilmente volevano ucciderlo in qualche modo, no? Ma questo poi rientra in un discorso un poco più grande di me, e quindi molto probabilmente c'erano discorsi con i siciliani, con i corleonesi, con tutti i gruppi che loro comunque si aggregavano. Io dico loro, sia Bardellino che Nuvoletta. Lei ha saputo. Quindi stava dicendo, completi. No, stavo dicendo che erano cose che magari ci sapevano loro, però la ragione proprio principale è che comunque era morto un amico di Bardellino, e quindi ci fu un poco di sospetto da parte di tutti quelli che parteciparono, sia di Nuvola, sia di San Cipriano, insomma temevano i Nuvoletta che potessero a fare un'azione violenta nei confronti di Bardellino. Lei poi ha saputo quali erano in quel periodo, in quegli anni, i rapporti tra Bardellino e i siciliani? Erano rapporti turbolenti, perché i corleonesi avevano chiesto in maniera indiretta, tramite Nuvoletta, di poter ammazzare a Buscetta, no? E quindi Bardellino a sua volta si rifiutò, non so per quale motivo, comunque si rifiutò. E da lì molto probabilmente i corleonesi volevano che, chiaramente dietro la collaborazione Buscetta, i corleonesi volevano che comunque Nuvoletta uccidessero Bardellino per non aver portato a termine questa cosa. Le fu raccontato qualche episodio specifico rispetto a questo fatto che Bardellino, insomma, era stato richiesto di ammazzare Buscetta? Sì, mi fu raccontato un episodio molto, di un incontro che fece Bardellino in Brasile con Buscetta, e che comunque in un certo senso si era preparato per ammazzarlo, lui con Mario Iuvine, quello che è stato poi ammazzato a Cascais, e che in un momento di chiarimento Bardellino si lasciò convincere da Buscetta che molto probabilmente il cattivo non era lui, ma bensì con Leonesi, e quindi Bardellino fece una... cioè si prese la responsabilità di lasciarlo andare, quindi non prese parte a nessun tipo di ragionamento. E quindi fu questa la ragione per cui si ruppero questi rapporti, insomma, con i siciliani? Sicuramente sì. E ci fu sicuramente sì. E ci fu il contrasto tra Nuvoletta e Bardellino? Sicuramente sì. Senta, ma tornando al giorno dell'agguato a Marano, lei ha detto che poi siete tornati a San Cipriano e quel giorno ci fu la sua affiliazione. Come avveniva questo rito dell'affiliazione? Che cosa successe quel giorno? Fu una cosa alquanto particolare, perché oltre alla formula, che in questo momento non mi ricordo perché sono passati tanti anni, poi praticamente io non l'ho più praticata questa formula, e che in un certo senso ti chiedevano con una pungitura sul dito e con una macchia su un santino, ti chiedevano di recitare una formula di giuramento che non avresti mai tradito, non avresti mai fatto cose che il clan non voleva, e un po' questa era la formula. E quando lo fece a lei questo rito del battesimo, del giuramento, chi glielo fece, chi era presente? Bardellino Antonio e De Falco Vincenzo.
con la riserva che se eventualmente tutti gli altri che poi decidevano di affinare, comunque c'era un discorso che tra quelli che già erano stati punti lo dovevano sapere chi erano gli altri affiliati. Va bene, senta, facendo, come dire, un passo avanti, insomma, perché certo non possiamo nel dettaglio in questa sede ripercutere tutto, vuole dire che al Tribunale, come lei e quando ha avuto conoscenza dell'omicidio di Bardellino? Ho avuto conoscenza dell'omicidio Bardellino quando mi trovavo in Francia e che sono stato contattato da De Falco Vincenzo e Schiavone Francesco Di Nicola, Sandokan per essere chiaro, di ritornare in paese perché ci stavano delle cose da chiarire. Chiaramente per telefono non mi dissero di cosa si trattasse. Dopodiché io ritornai a San Cipriano e iniziai a capire che c'era in atto una sorta di scissione poi in pratica. Nel frattempo, prima di tornare a San Cipriano, comunque ebbe l'occasione di incontrare Mario Iovine, sempre in Francia, a Toulon, in una casa dove noi ci era di abitudine ritrovarci, e questa casa era di una signora di Toulon che era fidanzata con Franco Piacenti. E comunque noi lì stavamo, ci incontravamo, e quindi ebbi modo di incontrare Mario Iovine, che stava facendo ritorno in Brasile. Per un attimo si soffermò e mi chiese di andare con lui. E siccome io non ero in possesso del passaporto, gli chiesi, dice, ma come faccio io a venire con voi? Dice, io non ho il passaporto. Comunque, chiarita questa cosa, lui se ne andò e quindi raggiunse in Brasile e io feci ritorno a San Cipriano d'Aversa. A San Cipriano d'Aversa, questo era negli anni 88, trovai una situazione già organizzata e quindi in una confusione totale mi trovai a partecipare all'omicidio di Padre Sarzillo. L'omicidio di Padre Sarzillo avvenne dopo che De Falco Vincenzo ebbe una telefonata da Mario Iovine dal Brasile che lo avvisava che era stato ucciso Bardellino. Quindi dopo questa noi ci predisponemmo per assaltare un poco la famiglia Bardellino, iniziando da Padre Sarzillo. Quindi non lo so se devo spiegare l'omicidio di Sarzillo. Mi dica che cosa avete fatto. E noi stavamo in un'abitazione a Casal di Principe, stavamo tutti quanti insieme, io sempre Schiavone Francesco, De Falco Vincenzo, Giuseppe Quadrano, Diana Maria, Diana Raffaele, Giuseppe Caterino, ma non mi ricordo gli altri, ma comunque ce ne stava ancora qualcun altro. E Schiavone Francesco mi fece sapere a Bidognetti Francesco che doveva prendere un appuntamento con i fratelli Sarzillo, Paride e Antonio, che poi a sua volta dovevano essere convocati da Francesco Schiavone. E tutto questo avvenne tramite Cipriano D'Alessandro, tutto questo percorso. E dopodiché Antonio Sarzillo non venne per qualche combinazione, non venne, non si trovò sul posto, e quindi venne solo Sarzillo Paride. A che come arrivò da noi fu reso inoffensivo, perché anche lui era armato di pistola,
E quindi fu portato in una abitazione, in un locale dove fu strangolato. E dopodiché fu occultato il cadavere in un posto sempre a casa di Principe, che provvedette a questa cosa, lo stesso Cipriano d'Alessandro e Raffaele Diana. Chiaramente da lì poi iniziarono i problemi con il Bardellino, con Ernesto Bardellino, i problemi in senso di volerli ammazzare, dove si attivò un poco tutto il clan in questa cosa. Senta, ma lei fu presente a questo strangolamento? Chi è che materialmente, sì. Chi è che materialmente gli mise le mani addosso? Io, Giuseppe Caterino, Francesco Schiavone e De Falco Vincenzo. Sì, va bene, poi iniziarono questi problemi, diciamo questa contrapposizione, e andando diciamo via via avanti, si arriva all'omicidio di De Falco. Ma lei ha avuto qualche ruolo oppure era a conoscenza ad un certo punto che si doveva ammazzare De Falco? Sì. Sono stato incaricato da Mario Iovine, Walter Schiavone e Michele Zaccaria di partecipare all'omicidio con Iovine e Mario, in quanto loro stessi avevano organizzato un appuntamento con il De Falco, e che molto probabilmente con il De Falco ci dovrebbe dovuto essere lo stesso Zaccaria Vincenzo e Dario De Simone. Quindi in pratica dovevano essere ammazzati tutti e tre. E dopodiché questo non avvenne, non so per quale motivo. Comunque io stavo con Mario Iovine a aspettare che loro venissero, e comunque non vennero. E quindi da lì partì questa volontà di ammazzare De Falco Vincenzo, che poi fu ammazzato, diciamo quasi scausalmente, perché fu intercettato in quella strada da Walter Schiavone, dal Caterino Giuseppe e dal Zaccaria Michele. Fu intercettato De Falco Vincenzo quasi come se un colpo di fortuna, e quindi portarono a compimento questo omicidio. Senta, e poi per quale ragione fu ammazzato anche Mario Iovine? Perché dopo l'omicidio di De Falco Vincenzo, comunque la famiglia De Falco si riunì tra di loro, comunque si strinsero in una sorta di autodifesa, e iniziarono un poco a cercare di capire come dovevano portare a termine la vendetta. So che loro stessi, De Falco, tramite Piacenti Francesco, in un certo senso avevano comprato, tramite conoscenze loro, la casa in Portogallo, a Cascais, a Mario Iovine. E quindi fu facile intercettarlo e diedero incarico a una persona che ha di loro conoscenze, che io non lo conosco, questo che poi portò a termine l'omicidio di Mario Iovine a Cascais. Diedero incarico a questa persona, che questo puntualmente lo uccise in una cabina telefonica, e quindi portarono a termine la vendetta loro, che comunque loro ritenevano responsabile Mario Iovine dell'uccisione di De Falco Vincenzo. Senta, dopo questi fatti, no? E quindi c'è stato prima l'omicidio di Bardellino, poi l'omicidio di Mario Iovine, di De Falco, e poi quello di Mario Iovine, ma quindi siamo nel 91, in quel momento chi era il capo del clan?
Il momento precedente al 91? No, successivo, dopo gli omicidi. Dopo l'omicidio furono i responsabili del clan Francesco Schiavone, detto Sandokan, e Francesco Bidognetti, detto Cicciotti Mezzanotte. Quali erano le altre persone del clan che avevano un ruolo comunque di responsabilità, diciamo, di direttive, di organizzative all'interno del clan immediatamente dopo Schiavone e Bidognetti? E immediatamente dopo, diciamo che sono uscito, io fui arrestato nel 90, nel 91, e quindi praticamente sono uscito nel 95, nel marzo del 95, e da lì è nata questa sorta di che ci hanno affidato a noi la gestione del clan, sia da parte di Schiavone, sia da parte di Bidognetti, e siamo a noi, io dico noi, come Cimamè e Zaccaria Michele. Sì. Chiaramente fino al momento in cui c'è stata la scissione dei Bidognetti, nel 97, su per giù. Dite. No, che cosa succede con questa scissione? Diciamo, c'è qualcosa che appunto cambia nell'interno dell'organizzazione del clan a seguito di questa scissione? Sì, cambia, nasce una sorta di freddezza tra gli Schiavone e comunque i Bidognetti, anche perché comunque i Bidognetti si aspettavano che Schiavone facesse qualche cosa in più per cercare di aiutarli, no? Contro questi scissionisti, che poi erano persone che comunque stavano sempre vicino a Bidognetti. E siccome Schiavone non fece niente, allora i Bidognetti ci fecero un proprio clan autonomo, chiaramente con l'intesa con noi per fare certe determinate cose a livello estorsivo, anche perché poi i conti con gli affiliati del clan Bidognetti se li facevano loro, gestivano un territorio che era loro, e altrettanto facevamo noi. Tra me e Zaccaria, che poi subentrò Nicola Panaro, che poi si alternò con Francesco Scione di Luigi. Nel tempo, io sto sempre dicendo nel tempo, questo poi è successo nel tempo. Comunque, di fatto, eravamo due gruppi nello stesso posto, quindi. Cioè? Che vuol dire? Il gruppo Bidognetti e il gruppo Schiavone, sì, che noi rappresentavamo. Ho capito. Quindi questo, diciamo, per effetto della scissione, giusto per un fatto di completezza, se vuole indicare, ha detto più o meno nel 97, chi erano questi scissionisti, diciamo, le persone che dettero luogo a questa insurrezione. Gli scissionisti sicuramente erano Candiello Salvatore con tutta la sua famiglia, compreso Candiello Vincenzo, compreso tutti quelli che stavano vicino a Candiello Salvatore. Chiaramente con Candiello Salvatore ci stava Diana Luigi, Diana Alfonso, erano tutti un gruppo uniti, da vincoli di amicizia da piccolini, che poi si unirono contro i Bidognetti. Pasquale Apicella, che lo stesso appartiene a Cantillo, come cognato. Senta, lei ha detto che in effetti i Bidognetti, insomma i bidognettiani si aspettavano fosse un intervento più deciso da parte di Schiavone, no? Sì. Diciamo all'esito di questa scissione, quindi diciamo c'è chiaro che quindi il gruppo Bidognetti va da una parte e quello che lei definisce, diciamo,
i casalesi, cioè quelli di Casal di Principe San Cipriano, la Salesina dall'altra. Ci vuole dire, ci vuole spiegare in questo momento storico, quindi da questo momento, come era organizzato il clan dal punto di vista della cassa, cioè delle entrate e del pagamento degli stipendi, se lei ne è a conoscenza, se ha avuto diretto ruolo di protagonista nella gestione della cassa. Sì, eravamo responsabili con io, Zaccaria, Nicola Panaro e Caterino Giuseppe per quanto riguarda il gruppo Schiavone. Chiaramente il gruppo Bidognetti faceva casse a parte, facevano i conti proprio con gli affiliati. Per quanto ci riguarda noi, ci eravamo dati come impegno una quota fissa a ognuno di noi da raccimolare in vari modi, ognuno con le sue possibilità, con i suoi punti di riferimento, perché poi fu stabilito anche il territorio come doveva essere controllato da parte nostra, no? Tipo per esempio, per quanto mi riguarda, mi occupavo di Frignano, Villa di Briano, Casaluce, tutto quello che riguardava gli imprenditori che si rivolgevano a me, le conoscenze che avevo. Questo è per quanto mi riguarda. La stessa cosa la faceva Zaccaria Michele, sì, con tutto il Basso Lazio, con Casa Pesenna, San Marcellino, Trentola, e la stessa cosa la faceva Panaro Nicola con tutte le zone che riguardavano a lui, tipo Capo, Santa Maria, lo stesso Casal di Principe, tutti questi territori comunque erano controllati da ognuno di noi, e ognuno di noi si era riproposto di portare una quota fissa per non far mancare gli stipendi a quelli che si trovavano in carcere, a quelli che stavano fuori, però in pratica, no? Sì. Chiaramente tutto questo, c'era il discorso del 41 bis che gli affiliati che erano detenuti al 41 bis venivano retribuiti in una maniera diversa, perché avevamo come entrata le macchinette dove ci garantivano in pieno lo stipendio ai 41 bis. Era un po' impostata così la nostra struttura, diciamo, criminale. Sì. Senta, lei quindi ha detto che di questa cassa eravate responsabili, quindi lei ci ha indicato i comuni, Zaccaria ci ha indicato più o meno il territorio e la famiglia Schiavone ci ha indicato più o meno il territorio di riferimento per grosse linee, naturalmente. E poi Caterino Giuseppe di quale territorio si occupava? Caterina Giuseppe si occupava principalmente di San Cipriano d'Aversa e comunque aveva un contatto con Giovine Mario, nipote del defunto Giovine Mario morto a Cascais, e che aveva un contatto diretto con lui con la gestione delle macchinette, quindi molto probabilmente aveva il compito di comunque di raccimolare qualche cosa anche lui, si doveva impegnare con qualche amicizia che aveva, si doveva impegnare per portare avanti questo accordo, sì, quindi, fatto tra di noi. Quindi io bene Mario ho detto Rififi. Sì. E su San Cipriano, oltre a Caterino Giuseppe, chi è che aveva ruolo di comando insieme a lui? Sicuramente Martinelli Enrico. E sicuramente Diana Raffaele, detto Raffilotto. Sì, però nella cassa, diciamo, erano rappresentati da Peppinotto, da Caterino Giuseppe. Certo, certo. E quanto mettevate, ognuno di voi, quanto si era impegnato a mettere in questa cassa ogni mese? La somma era, chiaramente io faccio riferimento all'euro, quindi 60.000 euro,
Quindi dal 2001, ma sicuramente prima del 2001, con l'uscita dell'euro, comunque eravamo orientati sempre su 60-80 milioni di lire. Comunque dovevamo portare a termine l'intera somma che ci serviva, che era sui 150-300 milioni prima dell'euro. Dopo dell'euro comunque erano sui 200.000 euro, 220, 230, chiaramente escludendo il discorso dei 41 bis, Sì. che erano altri 130, 120 mila euro. Diciamo che ogni mese il clan aveva un fatturato di 350-400 mila euro tra 41 bis e questo per la cassa. Oltre alla Chiaramente, cassa, questa era. e al 41 bis, ciascuno di voi e chi poteva e chi aveva un ruolo evidentemente che glielo consentiva, aveva anche altre entrate in qualche modo personali o che gestiva autonomamente. Sicuramente sì, ognuno sfruttava le proprie risorse, ognuno sfruttava le proprie amicizie. In senso comunque di imprenditori che si ritenevano più vicino a uno piuttosto che a un altro. E quindi c'era sempre un surplus in più per darsi l'opportunità sia di essere latitante, sia di riconoscere qualcuno che ti aiutava in qualche modo, con qualche abitazione, chi ti faceva un piacere che ti accompagnava. Giustamente, per cercare di andare avanti, anche perché eravamo latitanti, quindi diciamo che subito dopo la scarcerazione, comunque io già ero latitante, la stessa cosa lo era Zaccaria, la stessa cosa lo era Panaro, e quindi lo era anche Giuseppe Caterino, che dopo il 95 è successo Spartacus, eravamo tutti quanti latitanti, quindi ci impegnavamo per l'una e l'altra cosa, voglio dire, sia per le casse del clan, sia per le nostre esigenze. Senta, se lei volesse dare un'indicazione su quello che costavano queste vostre esigenze, come le chiama lei, ogni mese, lei di quanti soldi disponeva per gestire la propria latitanza, mantenere la propria famiglia, svolgere le attività che le servivano dal punto di vista personale, mediamente? Sicuramente oltre i 100.000 euro mi servivano, sicuramente, al di fuori dell'impegno che io ci avevo personalmente. E che ne faceva di questi soldi? Sicuramente aiutavo la mia famiglia, sicuramente retribuivo qualcosa a qualcuno che mi dava una mano nella latitanza, sicuramente ci mi servivano per gli avvocati. Sicuramente. Di quante persone aveva bisogno? Da un punto di vista numerico, della relativa disponibilità per la sua latitanza. Tante, poche, diciamo alcune decine. In tutta la mia latitanza ne sono stati parecchi. Il numero non ve lo so dire, ma comunque in alternanza ne sono stati tantissimi. Sì, no, diciamo che nel singolo periodo. La rete, come dire, di disponibilità per la sua latitanza fra persone che mettevano a disposizione le case, persone che lo accompagnavano, che avevano altri compiti, diciamo nel singolo periodo quanti erano? 10, 20, 30, 5, mediamente Una decina sicuramente, per casa. Una nel decina. singolo periodo sicuramente una decina sì, ma vi riferite alle persone che mi aiutavano oppure volete sapere lo stipendio che io retribuivo a queste persone? No, no, le persone che l'aiutavano. Sì, una decina sicuramente. E invece come stipendi suoi personali che lei pagava?
E sempre sui 30-40 mila euro al mese mi servivano per fare questo. Quindi metteva 60 mila euro nella cassa, 30-40 mila euro li dava, diciamo, a stipendi suoi personali, di persone che facevano capo direttamente a lei. Sì. E questi, diciamo, persone erano persone in qualche modo affiliate alla sua fazione, la fazione Iovine. Certo. Può fare qualche nome di questi affiliati che lei ha avuto in questo periodo, diciamo, immediatamente precedente anche alla sua cattura? Sicuramente De Luca Ernesto è stato con me dall'inizio, Garofalo Andrea, Cerullo Antonio, Coppola Nicola, tutte persone che comunque stavano con me, chiaramente Cioffi Antonio ultimamente mi ha dato una mano, Biagio Diana, ne sono parecchi. Ne sono tanti. Senta, ma tornando un attimo alla cassa, voi eravate tutti quanti latitanti, ma i conti materialmente chi li faceva? Li facevate proprio voi in persona, quelle, le persone che ha indicato, cioè lei, Zagaria, Panaro, Caterino, li vedevate da qualche parte? Sì, sì, nel primo momento li facevamo noi, dopodiché, ma da un certo periodo in poi ci siamo un poco allontanati per varie esigenze, vari motivi di freddezza, di incomprensione. Comunque c'è stato un momento dove non, anche tra di noi non c'è stato più accordo, e quindi ognuno, diciamo, si dedicava a mandare qualcuno, delegava qualcun altro per fare i conti. Questo è l'ultimo periodo però della mia... Ci dica i periodi, quindi lei personalmente quando ha partecipato personalmente proprio a fare i conti tutti i mesi e si vedeva con Zagaria e con gli altri, in che periodo, in che anni, fino a quando? Allora, dal momento in cui abbiamo iniziato, che risale al 90, 96, 97 molto probabilmente, fino al 2006, 2005, 2006. Dopodiché i rapporti sono cambiati con Zagaria, almeno per quanto mi riguarda, e penso che anche da parte degli Schiavone. E quindi ci sono state delle altre persone che hanno fatto i conti. Lei li mandava di solito a fare i conti? Io facevo riferimento a Nicola Schiavone, che si interessava lui di queste cose, quindi eventualmente mandavo De Luca Ernesto fino al momento in cui è stato arrestato nel 2009. E poi automaticamente lui si incontrava con qualcuno che mandava Nicola Schiavone, penso che si trattasse di Franco Barbato, Francisco, sì. E che poi si incontravano con qualcuno che mandava Zagaria, che in quel periodo si rivolgeva a un certo Attilio Pellegrino di Villa Tibriano. Sì. Che frequentava Zagaria, e quindi si intrattenevano tra di loro per cercare di portare lo stipendio almeno fino al 2010. Dopodiché a me mi risulta che dal 2010 in poi gli affiliati, dal 2010, io parlo di gennaio, dalla sentenza Spartacus definitiva, e che non, per alcuni affiliati non c'è stato più retribuito, quindi lo stipendio arrivava solo a quelli che avevano il 41 bis. E come mai colloca questo fatto, cioè è successo questo fatto proprio dopo il passaggio in giudicato della sentenza Spartacus? Ma è stato più un caso, perché già precedentemente a questa cosa comunque si facevano i conti ogni 3 mesi, ogni 4 mesi. Cioè, praticamente la sentenza definitiva di Spartacus ha dato una svolta
non retribuire più gli stipendi, perché molto probabilmente ognuno si è tirato un po' indietro. Ci sono stati problemi in questo senso. C'è stata quindi una maggiore frantumazione all'interno del clan, un po' di ognuno pensava un po' a se stesso. Sì, sì, sicuramente. Senta, volete scrivere, come dire, innanzitutto lei ha detto che per un certo periodo più recente ha fatto molto riferimento a Nicola Schiavone, intendiamo il figlio di Sandokan. Quindi che rapporto ha avuto in quegli anni con Nicola Schiavone? Un rapporto intenso, stretto? Vi siete visti? Che tipo di rapporto c'è? Un rapporto di fiducia? Diciamo che negli ultimi anni della mia latitanza ho avuto un rapporto un poco più intenso con Nicola Schiavone, anche perché io in qualche maniera mi rivolgevo a lui per ottenere delle cose che poi giustamente in un certo senso mi chiedeva malinconico, e che riguardano dei lavori fatti sul consorzio di Caserta, e che in un certo senso Nicola Schiavone garantiva un appoggio da parte di Natale, Enzo Natale, che è un funzionario, un responsabile del, precisamente non lo so il ruolo che ci aveva sul consorzio lo stesso Natale. E comunque mi rivolgevo a lui perché mi veniva chiesto in un certo senso un aiuto di questo Natale da parte di Malinconico, e che comunque gli garantivo tramite Nicola Schiavone. E comunque io mi incontravo per stabilire la sua quota in questa operazione, io mi incontravo per delle cose, anche così, avevamo un rapporto di amicizia particolare. Senta, e da un punto di vista cronologico, no? Proprio del tempo, lei ha detto che questo rapporto con Nicola Schiavone è stato più intenso, più stretto, buono negli ultimi anni precedenti il suo arresto, insomma, negli ultimi anni della sua latitanza. In questo stesso periodo, no? Invece lei ha detto prima aveva freddezza con Zaccaria, c'erano rapporti meno intensi di prima, è così? Sì, sì, dal 2006 ho iniziato ad avere delle discussioni con Zaccaria dove ho capito che molto probabilmente l'amicizia che avevamo era intesa da parte sua in un senso diverso da come la intendevo io. E quindi ci sono state delle incomprensioni e ognuno si è fatto il suo giudizio, e quindi ci siamo allontanati in un certo senso. Va bene, quindi in questo... Allontanati? Dica, allontanati? Allontanati nel senso di non incontrarci, di quasi di non sopportarci, in questo senso. Però nel frattempo gli affari comunque continuavano ad andare avanti insieme. Sì, sì, da lontano, se mi serviva qualcosa io non avevo problemi a farglielo sapere, ecco, il rapporto era limitato a dei semplici favori, non più come prima, dove ci incontravamo, stavamo insieme, ci facevamo le vacanze insieme. Ecco, appunto, voi eravate latitanti, facevate le vacanze insieme? Sì, sì, sì. Ci passavamo il mese di luglio, agosto, insieme. Dove le facevate di solito questi bei due mesi di vacanza insieme? In che territorio? Prevalentemente siamo stati un po' in tutta Europa, prevalentemente in Francia, poi siamo stati in Portogallo insieme, siamo stati in Grecia insieme. Questo nel corso degli anni, nel corso di alcuni anni. Partivate con le rispettive famiglie? Sì, sì, partevamo con un gruppo di persone dove ci garantivano l'anonimato, e quindi ci garantivamo una tranquillità
dovuta per la latitanza. Naturalmente immagino che utilizzavate documenti con generalità false, no? Sì, 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 sicuramente sì. Quali sono state le sue generalità di copertura? Io ci avevo dall'inizio ebbi l'occasione di farmi dare i documenti da una persona di nativa di San Marcellino e residente a Sant'Arpino, che si chiama Daniello Antonio. Queste generalità. Sì. Siete stati controllati qualche volta quando stavate all'estero in giro per vacanze? Siamo stati controllati due volte dalle polizie, una volta dalla polizia francese, la gendarmeria, e una volta dalla polizia spagnola, che facevamo ritorno dal Portogallo. Lei stava con Zaccaria? Sì, sì, stavamo insieme. E Zaccaria, che documenti aveva di copertura, se li ricorda? Il nome non me lo ricordo, ma probabilmente sicuramente avevo qualcuno che ci dica certo, però il nome preciso non lo ricordo, perché è un nome particolare, quindi ho già avuto modo di chiarire che non mi era facile ricordarlo. Fra di voi come vi chiamavate? Diciamo, quando dovevate parlare tra di voi di Zaccaria, come lo indicavate nella vostra famiglia? Lo indicavamo come Angelo. Come Angelo, perché molto probabilmente all'inizio proprio della latitanza, dove lui stava con me, aveva qualche documento che si chiamava Angelo, quindi dal momento in cui l'avevamo iniziato a chiamare Angelo, ci è rimasta questa cosa che i miei figli lo chiamavano zio Angelo. Senta, puoi descrivere questo episodio che è accaduto in Corsica nell'estate del 2007? Certamente, io feci affittare una casa a Porticcio, quasi vicino a Iaccio, e una mattina che andammo a mare, mio figlio, mentre che andava nel ristorante per comprare una bottiglia d'acqua, mi incontrò, era l'orario di pranzo, incontrò a Zaccaria Michele e quindi corse da me e mi avvisò che stava zio Angelo nel ristorante, a che dopo qualche minuto uscì lui e mi chiamava, no? E quindi avemmo questo incontro fortuito. Che poi dopo qualche giorno lui si allontanò dicendo che doveva far ritorno a casa Pesenna. E con chi era Zaccaria? In compagnia di chi? Zaccaria era in compagnia della famiglia Inquieto e con la sorella, ultima sorella, e con il nipote, il figlio di Carmine. Quando lei dice famiglia Inquieto, chi ci stava degli Inquieto? Ci stavano la moglie, il marito che è stato arrestato con lui e i figli, due figli, un maschio e una figlia.